L'inaugurazione dell'anno geofisico internazionale dal 1 luglio 1957 al 31 dicembre 1958 offrì l'occasione alla comunità scientifica internazionale di proporre ai paesi tecnologicamente avanzati il lancio del primo satellite artificiale della storia. Così gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si impegnarono in questa direzione, ma fu la Russia che colse tutti di sorpresa il 4 ottobre 1957 con il lancio del primo satellite artificiale. Il lancio venne effettuato con successo dalla base di Baikonur in Kazakistan mediante un razzo vettore A, derivato dal primo missile balistico intercontinentale sovietico, l'SS-6. Il satellite era costruito in alluminio lucido per essere maggiormente visibile dall'orbita, grazie alla riflessione della luce solare. Aveva una forma sfera di 58 cm di diametro, dalla quale uscivano quattro antenne a stilo di 2,90 m. Il peso totale era di 83 kg. Il razzo lo spinse su un'orbita con perigeo di 228 km e apogeo di 947 e l'inclinazione sull'equatore era di 65 gradi. Il periodo orbitale era di 96 minuti. A bordo vi erano due trasmettitori che utilizzavano due frequenze di 20.000 e 40.000 MHz che trasmettevano segnali con una forma d'onda tipica degli impulsi telegrafici. Le batterie di bordo, con una potenza di 1 watt, gli consentirono di funzionare per 3 settimane, durante le quali le variazioni dei segnali trasmessi permisero di studiare le caratteristiche della ionosfera e la propagazione delle onde elettromagnetiche. Il 4 giugno 1958, dopo 1440 orbite e 92 giorni trascorsi nello spazio, il satellite rientrò nell'atmosfera, disintegrandosi.